pizza per mostrare un bel piatto. Un'unica parola per stupire. Su RTV 38 arriva... Tada! Buonasera, ben ritrovati a tutti quanti in questo mercoledì 2 ottobre, dove sul nostro territorio, quello nazionale naturalmente, si festeggia la festa dei nonni. Quindi auguri a tutti i nonni, ma noi allarghiamo i confini, a tutti i nonni del mondo, che sono davvero un patrimonio unico dell'umanità. Detto questo, come sapete, ogni mercoledì ci preoccuperemo di parlare del benessere, della salute, del nostro corpo e della nostra mente, dunque a 360 gradi, senza dimenticare naturalmente le nostre rubriche fisse e le molte curiosità di cui sarà ricchissima questa puntata. Ma iniziamo subito affrontando il primo degli argomenti, perché questa settimana, che è già iniziata appunto ieri, la prima settimana di ottobre dall'1 al 7, è la settimana SAM, che vuol dire la settimana dell'allattamento mondiale. E allora ci sono delle mamme però che si sono organizzate, ovviamente non solo per questa settimana, ma per tutta una serie di esigenze che hanno, che potrebbero avere le neomamme, dunque durante la gravidanza, al momento del parto e soprattutto dopo. E queste mamme si sono unite per le altre mamme. Io do il benvenuto a Veronica Botteghi. Buonasera. E a Consuelo Magrini, che sono fanno parte appunto dell'associazione Mamme per Mamme del Val d'Arno. Rappresentano qui oggi un gruppo di 13 mamme efficientissime e molto dedite ad aiutare le altre che si trovano ovviamente in condizioni più o meno simili, se non altro la condizione sine qua non è quella appunto di essere un genitore o di essere naturalmente in procinto di... E con proprio con Veronica inizieremo parlando dell'associazione, perché io so che siete molto attive, ma sono curiosa di sapere come siete nate, perché soprattutto siete nate e qual è il vostro raggio di azione. Sì, noi siamo nati da un progetto dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia per ottenere il titolo di ospedale amico del bambino da parte dell'UNICEF. Appunto, per ottenere tale titolo viene richiesto che vengano portate a termine una serie di azioni, tra cui creare una rete di sostegno, di aiuto per le neomamme che verranno poi dimesse dall'ospedale. Proprio per questa esigenza nasce la nostra associazione, che è formata, come dicevi prima, da 13 mamme e che hanno seguito un corso di formazione e che supportano le neomamme in quella che è la normale gestione dell'allattamento al seno. Queste neomamme comunque già ci conoscono prima del parto, perché noi siamo presenti ai corsi di accompagnamento alla nascita, ma siamo presenti anche in reparto durante la degenza delle mamme. Quindi la mamma, che noi siamo delle mamme peer, mamme alla pari, affianca l'altra mamma personalmente, telefonicamente, durante l'allattamento. E la nostra associazione ha come scopo quello di fare da collegamento tra il territorio e i servizi che offre appunto l'ospedale. Certo, quindi che i servizi offerti poi dal territorio stesso, perché diciamo che di frequente è difficile in un momento delicato come quello del parto, specialmente se è un primo parto, quindi se siamo in presenza di primipari, conoscere tutto quello che ci riserva il nostro territorio dal punto di vista non solo sanitario ma anche dal punto di vista organizzativo, e che ci può aiutare nella parte forse quella un pochino più difficile se non siamo abituate, che è quella del dopo parto, perché siamo a conoscenza che per fortuna ci sono tantissimi corsi del preparto, quando la mamma partorisce ed è in ospedale o comunque sia in clinica, si sente sicura, si sente protetta. I problemi però reali possono cominciare una volta appunto tornata a casa, perché manca un po' questo guscio di protezione, e voi avete cercato primariamente di ovviare a questo problema, a che la mamma si senta comunque una mamma sicura e che sia seguita durante una fase importantissima, che è quella dell'allattamento.
Sì, infatti appunto noi cerchiamo di essere presenti sul territorio e la mamma ci può contattare attraverso la nostra pagina Facebook, ci può telefonare attraverso il nostro numero di telefono. Attualmente adesso darò e quindi ne prenderemo nota, anzi fatelo subito perché giustamente Veronica mi ha dato un assist e io ne approfitto per darvi subito il numero telefonico dell'associazione Mamme per Mamme del Valdarno, giusto? 370 37 59 945, questo è il numero per poter contattare loro e per avere un'assistenza praticamente individuale, come sì, ci ha detto Veronica. Dopo parleremo della SAM di questa, sì, settimana e di tutti gli eventi che avete organizzato sempre in collaborazione anche con la struttura ospedaliera, sì, e invece adesso è venuto il momento di affrontare la nostra prima rubrica fissa del mercoledì, quella dedicata al tocco di Katia. Visto? Ho il teletrasporto. Sì, bellissimo. Anche questo mercoledì ho il teletrasporto. Allora, Katia, benvenuta alla nostra Katia Piccioni, che non è solo una naturopata certificata ovviamente dalla regione toscana, ma certificata in tutti i sensi perché ha fatto più studi che riguardano la naturopatia di non si sa cosa, sì, ma anche insegnante, esatto, con il discorso della tua accademia, esatto, il sentiero della consapevolezza, che ci piace tanto questo nome perché la consapevolezza è sicuramente una parola chiave in moltissimi campi della nostra esistenza. Katia, oggi affronteremo lungo il nostro percorso, sì, lungo il nostro sentiero, anzi, esatto, il tocco di Katia, la riflessologia plantare, che in realtà è una scienza, tra virgolette, sì, sì, scienza antichissima, è vero o no? Raccontiamo, sì, un po' quelle che sono le origini e poi, come possiamo ben vedere dal nostro super schermo, grazie alla nostra regia, andiamo a esplorare un po' quella che è una vera e propria mappa geografica, no? Sì. Dei nostri piedi. Esatto. Prego, Katia, raccontiamo l'origine, partiamo da certo, Lisba. Allora, è stato proprio difficile capire da dove nascesse la riflessologia plantare perché sembra sia antica quanto il mondo veramente. Sono stati ritrovati dei manoscritti indiani che risalgono a 5.000 anni fa, che dicevano, tradotti poi, se tu avrai premura di massaggiare i tuoi piedi prima di addormentarti, non avrai premura di ammalarti. Poi sono stati ritrovati tanti disegni nelle piramidi egizie dove si vedeva proprio la produzione di questi disegni, dove delle persone massaggiavano il piede e la mano di un'altra persona. E quindi la medicina tradizionale cinese. Quindi ci sono veramente tante, tante testimonianze da varie culture e da varie storie. Quindi la riflessologia è una delle tecniche di riequilibrio più antica del mondo, quindi è molto antica e molto in uso. Fino ad arrivare al fine 1800, inizi del 1900, dove sono state messe appunto le mappe che la regia ha fatto vedere qualche minuto fa, che hai detto te, mappe geografiche. Cioè noi caschiamo a specchio sui piedi. Cascando a specchio, i nostri alluci rappresentano la testa, andando giù verso, e poi, cioè verso il mignolo, che corrisponde poi alla parte esterna di osso alla nostra spalla. Quindi cascando proprio, immaginiamoci uno specchio ripiegato sui piedi. E nel piede è facile ritrovare poi i punti perché osso corrisponde a osso, quindi tutta la parte, come si vede ora dalla regia della mappa, interna ossea del piede corrisponde alla colonna vertebrale e tutto quello che è molle corrisponde agli organi interni. Quindi noi siamo proprio riprodotti in maniera precisissima di quello che siamo realmente. Quindi da una anamnesi nella pianta del piede possiamo andare a vedere proprio il nostro stato di anamnesi della persona. Logicamente uno stato energetico, però non solo energetico, perché devo dire che è un buon strumento per fare un'anamnesi preventiva. A volte sono riuscita a indicare a delle persone di rivolgersi al medico di famiglia per fare delle ecografie alle ovaie o all'utero e sono state riscoperte che poi queste persone avevano in esistenza delle cisti che non sapevano di avere. Quindi, addirittura? Sì, sì, sì. Quindi il dolore
tra virgolette, perché è un dolore, quello che prova la persona nel punto corrispondente. Se c'è uno squilibrio, questo dolore persiste ed è abbastanza acuto, e quando questo accade vuol dire che c'è bisogno di fare un'indagine medica, e quindi, rispettando i ruoli che ognuno deve avere, io li indirizzo al medico, e da lì sono state scoperte a volte in maniera molto preventiva delle cose che la persona non sapeva neanche di avere. Quindi è una buona metodo, è un buono strumento anche per una persona che è sana e che vuole comunque avere un check per capire se energeticamente tutti gli organi sono a posto. È una sorta di strumento di autoconoscenza, no? Di autoconoscenza, sì, perché comunque la persona che si sottopone a un trattamento rimane veramente stupita di quante cose dal piede si vedono. Perché poi a me piace anche fare la lettura del piede, non solo fermarmi, te lo sai benissimo, ormai lo sapete che ecco, mi piace. Esatto. Allora, la lettura del piede, sì. Guarda, io mi sono anche, a parte qui ho fatto il 15-18, mi è cascata una scatola di 20 kg, non si sa come non abbia fatto a rompermela. Ecco, l'importante della lettura del piede, cosa si vede dal piede che io ora ho tirato fuori? Allora, dal piede si vedono un sacco di cose, cioè io ho fatto, come hai detto te, tantissimi corsi, e questi corsi, come parlavi te dell'accademia, poi li insegno nell'accademia nei 3 anni di scuola, è la scuola di Gerusalemme, questa scuola dove dalla morfologia del piede, quindi dalla forma intera del piede che si suddivide in 4 forme, che è aria, acqua, fuoco e terra, che non c'entra niente con lo zodiaco e con il segno zodiacale, ma ha proprio uno scopo di dividere le persone in 4 tipi, quindi in 4 forme, ci indica un pochino chi abbiamo davanti. Allora, quindi fotografa bene il piede. Vuoi vedere? No, lo faccio vedere dopo. Okay. Dopo si fa l'analisi del piede. Bene, si fa l'analisi del piede e andiamo avanti su questo. Mi dai questi assist. Certo. Cazzo, poi la curiosità è femmina, quindi... Quindi dopo il secondo intervento lo facciamo tutto sui miei... Sulla lettura del piede, bene. Così magari imparate qualcosa. Esatto, sì. Anche a casa. Bene, adesso è venuto il momento di un'altra rubrica fissa del nostro mercoledì, quella dedicata all'OSS Pronto Soccorso. E oggi per SOS Pronto Soccorso siamo in compagnia della dottoressa Barbara Paladini, che è specializzata in cardiologia ma ormai da diverso tempo lavora al pronto soccorso di Careggi. Allora, dottoressa, subito direi oggi di analizzare la problematica delle palpitazioni. Cioè, che vuol dire? Dice, ora adesso ve lo spiego per bene, anzi ce lo spiega la dottoressa Paladini. Lo sapete, no? I pronto soccorso spesso sono affollati da moltissime persone che lamentano i più svariati dolori, o meglio, i più svariati sintomi. Quindi noi adesso faremo un bel focus proprio su questo sintomo, il sintomo della palpitazione, perché può accadere che un paziente, maschio o femmina, si presenti proprio al pronto soccorso. Di turno c'è la dottoressa, appunto, Barbara Paladini, e questo paziente, tra i sintomi, magari anche solo come unico sintomo, lamenta di avere delle fortissime palpitazioni. Dottoressa, dietro questo sintomo che cosa si potrebbe nascondere in via del tutto generale? Poi approfondiamo. Come già detto, effettivamente le palpitazioni possono essere un sintomo di una cosa, vario ventaglio di situazioni, che vanno da quelle più banali, che poi vedremo, ma possono anche nascondere delle cose che, cioè essere un sintomo di una patologia che può mettere a repentaglio la vita del paziente. Cosa sono le palpitazioni? È un senso di cuore che batte in modo o più accelerato, molto più accelerato, in modo non giusto per quello che uno sta facendo, perché se uno fa una corsa il fatto che il cuore acceleri è normale. Oppure ci sono, è un modo di battere del cuore che è irregolare, viene percepito come irregolare. Queste due cose possono nascondere una aritmia cardiaca che potrebbe anche provocare dei problemi per la vita del paziente. È logico che il capire qual è l'aritmia e che tipo di aritmia non è possibile senza l'ausilio di alcuni esami, primo fra tutti l'elettrocardiogramma. Per questo un senso di palpitazione che perdura è fortemente fastidioso per il paziente, la prima cosa da fare è fare un elettrocardiogramma, indubbiamente. Ecco, quindi diciamo che
lo strumento primario nelle mani del dottore del pronto soccorso è quello di fare appunto l'elettrocardiogramma per scongiurare un'aritmia che potrebbe precludere la vita alla persona. Quindi si parte per la diagnosi dall'elettrocardiogramma, fondamentale, che è fondamentale. In seguito all'elettrocardiogramma, quali sono gli altri accertamenti che il medico dovrà seguire una volta, per esempio, dopo parleremo nella seconda parte del caso più grave, quindi che l'elettrocardiogramma evidenzi che siamo in presenza di una aritmia cardiaca. Se questo pericolo tramite questo esame viene scongiurato, quali altri accertamenti dovrà fare il medico? Allora, va capito veramente se c'è dietro, per esempio, può essere un sintomo di una malattia sistemica, cioè che riguarda tutto l'organismo. Per esempio, una patologia della tiroide si può manifestare con le palpitazioni. Ci sono alcune situazioni di ormonali che si possono manifestare con le palpitazioni. Un esempio pratico, abbiamo parlato della gravidanza. La gravidanza è una di queste, il cuore va più veloce, così come nei periodi della menopausa, pre e post menopausali vicini, insomma, diciamo. Certo. La tiroide è quella che va più esclusa, che questa è una zona fortemente a rischio, qui il Valdarno, tutto il Fiorentino, l'Aretino, per la patologia tiroidea, infatti molto frequente, e sono esami del sangue che vengono fatti, basta fare un profilo del tiroideo per escludere questa patologia. Tutti quegli esami che vanno a indicare se c'è un disequilibrio, un malfunzionamento appunto della ghiandola tiroidea. Il lavoro comunque del medico del pronto soccorso non è mai un lavoro da singolo individuo, diciamo che è un lavoro piuttosto di equipe, no? Lavorate in equipe. Beh, indubbiamente c'è un team, si parte dall'infermiere, il medico, anche proprio per le palpitazioni, per esempio, è previsto un protocollo che il medico debba controllare, cioè guarda l'elettrocardiogramma che viene fatto immediatamente appena il paziente arriva in pronto soccorso. Quindi prima ancora di essere visto dal medico gli viene fatto l'elettrocardiogramma che sarà subito visionato dal medico. Questo proprio per escludere le patologie più gravi. Ecco, si va per esclusione. Ovviamente si cerca di fare tutto in tempi piuttosto brevi proprio perché il fattore tempo è un altro fattore determinante. Esattamente. Soprattutto quando si tratta, insomma, di patologie di una certa entità. Chiaramente le palpitazioni possono essere lamentate anche da chi ha un forte attacco di panico. Esattamente, qui si va nella fase, è uno dei sintomi più frequenti della crisi d'ansia, dell'attacco di panico, del momento di agitazione che ci può essere per qualsiasi motivo. Grazie dottoressa, continueremo a parlare delle palpitazioni e di tutte le altre sfaccettature o conseguenze che ci potrebbero essere. Adesso parliamo sempre di salute, ma concentriamoci sulla salute della nostra pelle, perché ormai siamo ai primi di ottobre, dunque il tempo delle vacanze è sicuramente passato da qualche settimana, tuttavia permangono dei danni a carico della nostra pelle se abbiamo preso ovviamente l'abbronzatura e il sole in maniera non consapevole, oppure se avevamo delle patologie ancora non scoperte e sono venute fuori in seguito di accertamento. Allora, con la dottoressa Silvia Betti, che saluto e ringrazio. Buonasera, grazie di essere, a voi. Grazie di a voi essere che venuta invito, qui. Sempre gradito. A Tada parliamo proprio dei danni provocati dal sole. Il sole ci piace tanto, il sole ci mette allegria, ma se preso in maniera non consapevole, ignorando quelle che potrebbero essere delle conseguenze anche molto gravi, può recare dei danni. Anche qui facciamo una scala delle entità. Partiamo dalle cose più brutte, dalle cose più nefaste, dalle conseguenze più negative. Ecco, quali sono i danni che il sole può provocare sulla nostra epidermide, dottoressa? Ok, allora, se infatti il dire comune è che il sole fa bene, sicuramente questo non vale per quanto riguarda la pelle. Alla pelle non fa bene il sole. Perché? Perché i raggi ultravioletti hanno la capacità di penetrare e di arrivare alle cellule del derma, dove possono creare dei danni. Questi danni sono dei danni cumulabili. E quindi non dipendono dal sole preso quest'estate o dall'estate prima, ma il danno solare si accumula e presenta poi alla fine il conto.
e diciamo dai 40 anni in su si possono vedere sulla pelle quelli che sono i danni cronici dall'esposizione solare. Ovviamente più il sole è preso in maniera, come dicevi, sconsiderata, selvaggia, come dico io, perché senza creme, nelle ore centrali della giornata, troppo sole, mettiamoci anche le lampade fatte, come dicono i pazienti, per preparare la pelle al sole, che poi è la cosa più sbagliata in assoluto. Perché? Perché le radiazioni ultraviolette A, che sono poi quelle tipiche delle lampade, sono quelle capaci di penetrare più in profondità, arrivare alla cellula dermica e creare una possibile trasformazione. Infatti quelli che sono i danni prevalenti da un punto di vista patologico, perché di questo voglio parlare essendo dermatologa, sono la possibilità, il rischio aumentato di avere tumori della pelle. I tumori cutanei ci sono di vario tipo, sicuramente esistono delle precancerosi dovute proprio al danno attinico e quindi dovute al danno dell'esposizione solare, che se prolungato e cronico portano anche ad avere dei tumoretti cutanei ben più seri, che sono i carcinomi basocellulari. Sono dei carcinomi molto frequenti, purtroppo io ogni giorno li vedo in ambulatorio, dipendono dal danno cronico fatto dal sole e infatti spesso sono nelle zone fotoesposte, si esprimono come delle piccole nodularità, delle piccole rilevatezze che non guariscono mai e sono rosse, possono anche essere ruvide al tatto, e questo deve portare il paziente a fare un consulto dermatologico per avere un orientamento diagnostico mirato, ovviamente. A questo punto poi quello che andrà fatto varierà a seconda del tumoretto cutaneo che possiamo incorrere, a cui possiamo incorrere, ma spesso le terapie sono chirurgiche e quindi saremo costretti proprio ad asportare il tumoretto cutaneo e a eseguire un esame istologico. Ovviamente questi tumori cutanei sono il carcinoma basocellulare prevalentemente, ci possono essere delle cheratosi attiniche che se prese in tempo possono non trasformarsi in un carcinoma anch'esso pericoloso, che è il carcinoma spinocellulare. E poi c'è tutto il discorso del melanoma. Sappiamo che il melanoma, e quindi irraggiare i nostri nevi, può comportare una trasformazione delle cellule melanocitarie e quindi è fondamentale proteggere tutta la cute e non solo il nevo, perché studi recenti sul melanoma dimostrano che i melanomi non vengono tanto più e solo su nevi preesistenti, ma può comparire un neo nuovo ed essere già un melanoma. Per cui la cosa su cui noi battiamo è che la protezione chimica con le creme debba essere fatta su tutto l'ambito cutaneo e non solo sulle lesioni melanocitarie, perché ci può essere un danno a livello cellulare di DNA che poi crea proprio la formazione, la trasformazione cancerogenica delle cellule cutanee. Quindi bisogna stare molto attenti e ricordare sempre, dottoressa, che ci si protegge dal sole anche durante l'inverno e quindi è consigliatissimo l'uso di creme con un alto fattore di protezione, perché il sole si prende talvolta anche inconsapevolmente quando non ce ne accorgiamo. E anche d'inverno. Perché anche d'inverno, perché i raggi ci sono lo stesso. Grazie dottoressa. Grazie. Torneremo più tardi a parlare sempre dei danni provocati dal sole e poi dei rimedi, questa volta di natura estetica, che ci offre la medicina quando i danni non sono così gravi, quindi non si entra nella patologia, ma si entra solamente nello spettro di quelli che sono danni estetici. Giusto. O brutture, detto volgarmente. Buonasera. Allora, buonasera. Buonasera a lei. Perché giustamente il mercoledì è anche giornata dell'healthy food, e quindi del mangiare in maniera sana e consapevole. E noi, quando parliamo di mangiare sano in maniera consapevole, ci rivolgiamo ogni mercoledì al nostro Diego Babboni. Ta-da. Allora senti, siccome ti voglio bello tonico per la terza parte di Ta-da, benissimo, ho deciso che oggi ti offrirò un bel caffè. A tutta caffeina, e tu racconti qualcosa del piatto squisitissimo e speciale, perché è per destinatari, insomma, specialissimi, che andrai a realizzare con me nella terza parte, come sicuramente detto. Vado. Allora, faccio un po' un resoconto di questo piatto, che è la tradizione italiana, perché comunque una carbonara la mangiamo praticamente sempre, tutti i giorni sulla nostra tavola.
solo che questa carbonara è speciale. È una carbonara che può mangiare anche uno sportivo prima di andare a fare un'attività fisica, o comunque, diciamo, è una carbonara con i semi, che è una cosa particolare, lo so che è una cosa particolare, lo so, però in bocca ha un sapore incredibile, quindi bisogna provarla, bisogna provarla. Ah, mi piace questa carbonara della salute. Bravissima, poi che cosa ho fatto? Dato che non soffriggo niente, non c'è la pancetta, non c'è tutte queste cose che fanno male, quindi è una cosa particolare, dovete provarla. Te ovviamente, perché sei molto healthy, lo so, il caffè lo prendi amaro. Certo, senza zucchero. Se no diventa un alimento, invece così è un tonico. Così è leggermente tonico, perché io il caffè ne prendo troppi, infatti... Non ne parliamo, ecco, non ne parliamo, però sì, aggiunto lo zucchero è massacrante. Attento, perché anche troppi caffè dicono, ora sentiremo la dottoressa Paladini, però dicono che troppi caffè aumentano anche le palpitazioni. Dottoressa Paladini, è vero o no? È vero. Ecco, quindi piano, che poi piano. Dopo ti viene la palpitazione, ci tocca andare a careggiare la dottoressa. No, con 118 via diretti. E dopo ti rivoltano comunque. Se che ti succede qui, c'è la dottoressa, la coinvolgiamo subito in un pronto soccorso immediato. Immediatissimo. Se no, no. Niente, mi raccomando, non esageriamo, anch'io calma. Sarà l'ultimo. Ecco, no, perché io ti volevo dire che continuiamo a prendere caffè, no? Sì. Poi mi sono spostata sul ginseng credendo che fosse meglio, invece meglio non è. No, il ginseng è ancora peggio. Grazie, a te, ci vediamo dopo. Ciao, torno grazie. Invece dalle mie mamme, perché oggi ci sono due mamme bellissime in studio, tra l'altro una ha anche la sorpresa, tipo l'ovino Kinder, perché aspetta la sua seconda pupa, non me l'ero neanche accorta, una mamma veramente informissima, dunque complimenti. Grazie. È Veronica che ci ha spiegato appunto della loro bellissima associazione. Devo dire un'idea geniale, lo dico ormai da mamma che ha un bambino di 4 anni e mezzo, perché a me avrebbe fatto tanto comodo avere una mamma già con un'esperienza, soprattutto nella fase post ospedaliera, quando ci riempiono la testa, no? Specialmente per la prima gravidanza, di tutto e di più, e poi dopo ti ritrovi lì sola con questo pupattolo, e allora magari ti puoi sentire un po' persa. Tornando a noi, questa appunto, ve lo ricordo ancora una volta, è la settimana SAM, che vuol dire la settimana mondiale dell'allattamento. Proprio in virtù dell'importanza di queste giornate, loro si sono ben adoperate, vero Consuelo? Sì. Per creare tutta una serie di eventi molto particolari per valorizzare e promuovere l'allattamento senza dubbio al seno, che ormai è stato riconosciuto come l'allattamento più sano in assoluto sotto vari profili, quindi non solo sotto il profilo fisico e fisiologico del bambino, ma anche proprio sotto il profilo psicologico. E allora hanno pensato veramente di creare in questi 7 giorni una rete fittissima con delle iniziative anche molto divertenti. Adesso Consuelo ce le spiega, prego. Sì, infatti già da ieri nel corridoio centrale dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia, le mamme e tutti i passanti possono vedere una mostra fotografica che abbiamo allestito dal tema della genitorialità a 360 gradi. La cosa bella e che invitiamo a fare è appunto votare la foto che piace di più, attraverso la quale le mamme potranno poi ricevere dei premi simbolici, niente di troppo interessante. Ma... Come si vota? Si vota, troverete dei bigliettini su un tavolo. Le foto sono numeriche e quindi uno, segnando il numero preferito, lo inserisce nella scatola e poi noi facciamo il conteggio della foto che ha ricevuto più voti. E, oltre a questo, oggi pomeriggio al consultorio di San Giovanni Valdarno c'è stato uno scambio culturale tra ostetriche, mamme e mamme alla pari. Uno scambio di usanze tra le varie culture che sono presenti ormai oggi nei nostri territori. Culture sull'allattamento e anche sulla maternità. Inoltre il direttore della neonatologia e pediatria dell'ospedale, sempre Santa Maria alla Gruccia, il dottor Tafi, per venerdì ha indetto un incontro con le istituzioni, ha invitato i sindaci che partecipano alla conferenza dei sindaci zonale per ringraziarli del percorso che hanno intrapreso a sostegno delle nuove nascite.
E sabato invece abbiamo una giornata molto piena, infatti inizieremo dalla mattina con un flash mob al mercato di San Giovanni Valdarno e il pomeriggio si terrà una conferenza da un tema molto interessante per i genitori riguardante la genitorialità e l'attaccamento e la genitorialità positiva. Invitiamo le famiglie a partecipare senza preoccuparsi anche dei bambini, perché abbiamo pensato anche a quello, nel senso che abbiamo realizzato dei laboratori gioco dove possono lasciare i bimbi per seguire tranquillamente la conferenza. Al termine della conferenza poi ci sarà appunto la premiazione della foto più bella che perfetto, è stata. Perfetto, giustamente loro fanno parte dell'associazione Mamme per Mamme del Valdarno, quindi pensano anche a come gestire al meglio la cosiddetta, volgarmente detta, figliolanza, perché quella abbiamo e va gestita nel modo migliore, anche per permettere insomma alle mamme di seguire il tutto con una grande attenzione. Io vi ringrazio. Grazie a te. Poi vi aspetto un'altra volta anche a Tadà a raccontare tutte le belle iniziative. Sappiate, mamme, che ci sono loro nel Valdarno che vi aiutano prima, durante e dopo. Che volete di più? Avete anche il sostegno individuale. Vi ridò il numero 370 37 59 945. Mi raccomando, andate sulla pagina Facebook della loro associazione, troverete tutti i modi appunto per contattarle e soprattutto sarete tranquille e serene che c'è qualcuno che vi aiuta e che vi segue costantemente. Grazie, e adesso è di nuovo il momento del tocco di Katia. Dato che non ho il teletrasporto e che è una cosa fittizia, adesso i miei piedi fumeranno da come sono andata veloce, ma non vedevo l'ora di tornare nel tuo salottino. Immagino, siamo tremende. Mettiamo questo, va. Fammi vedere 15... questo piede, su. Ecco, vai, questo è più bellino perché non c'è cascata sopra nessuna scatola durante il trasloco. Ok, già visto un po' la forma allora, per poterne parlare. Allora, se hai una forma del piede che è mista fra aria e terra, quindi a casa penseranno, e ora, ma loro si conoscano, allora lei dice le cose Francesca la conosce. Sta facendo. Invece vai, la fa in diretta e dico... Allora, tutto, se te mi autorizzi, la legge della privacy, io dico tutto. Allora, la terra e l'aria è una caratteristica così, praticamente la parte terra è la parte delle radici e quindi in qualche modo per te è molto importante la tua famiglia d'origine. Quindi sei una persona che per te è importante i tuoi nonni, i tuoi genitori, e è stata importante ed è importante per te la famiglia. E quindi non sei una persona che dice vabbè, se ho la famiglia o no è uguale. Ci sono persone che vanno via di casa a 16 anni perché non sono attaccati alla famiglia d'origine, per te invece è una cosa molto importante. È vero. Però c'hai anche una componente di aria. La componente di aria è una donna che è indipendente, che lo dice la parola stessa, ha bisogno di aria. Quindi sei una persona, sì, stare nello studio televisivo chiuso va bene, ma dopo un po' hai bisogno di stare a contatto con la natura. E non solo questo, nei rapporti personali, quindi parlo di matrimonio in questo caso, visto che sei sposata, o comunque nei rapporti anche di lavoro, stai bene in ambienti dove puoi anche fare un po' come ti pare. Non potresti stare con un uomo che ti chiama 100 volte al giorno e ti dice dove sei, che tu fai, a che ora tu torni, quando no, la fai? No, non posso io. Quindi penso che mi confermi, dimmelo, se non io cose giuste le puoi dire, non è che perché siamo qui devi dire la verità. È brava, cioè si vede così tanto. Si vede tanto, ma sai quanto posso parlare ancora? E poi la lunghezza delle dita? La lunghezza delle dita, il secondo dito è più lungo di tutti gli altri. E questo anche ad altre persone che lavorano qui a Tadà, ho avuto il piacere di dire questa cosa, è il dito del leader. Quindi questo insieme all'aria ti dà questa cosa di volere in qualche modo gestire un gruppo, quindi avere la capacità di poter gestire un team. Non tutti hanno questo, quindi la lettura del piede diventa anche divertente, perché a volte una persona vuole fare impresa, io li guardo i piedi e gli dico lascia perdere, perché non ha il carattere, fare l'impresa non è una cosa così facile, soprattutto nel nostro paese. Quindi se uno ha un carattere che si arrende alla prima difficoltà, ciao. E invece la sua forma del piede e del dito ti dà le caratteristiche per poter
fare l'imprenditore o comunque il leader, il capo di una situazione. Senti, ma l'arco? No, a questo punto facciamola tutta la... Allora, non tanto per l'arco, che non è importante l'arco per la lettura del piede, ma sono proprio la forma del piede nell'insieme, le dita, eccetera. Poi altra cosa che ho visto così al volo, che sono una persona che pensi tanto. Quindi rimugini sempre con la testa, è difficile per te staccare la mente. Non fermo mai. Esatto, pensi anche la notte. Ma che brava la Katia, bravissima, vedi quante Grazie. Cose si capiscono. Tantissime. Allora, mi par di capire che al di là dell'analisi del mio piede ci sia proprio in ciascuna radice del nostro corpo, esatto. chiamiamole così, la mappatura anche dei famosi chakra. Sì, sì, c'è la mappatura dei chakra, che quello è per andare a lavorare e stimolare questi punti a livello energetico. Quindi con un trattamento di riflessologia, al di là di fare una lettura come ho fatto a te per capire un pochino, e una persona potrà domandarsi da casa a cosa serve saper leggere un piede, no? Perché voglio dire, ora abbiamo fatto in maniera giocosa, invece per il terapeuta è tanto importante, perché non è solo la stimolazione di un punto, ma è importante aiutare la persona a comprendersi. E se io so, vedendo il piede, in che modo parlare al cliente, questo mi agevola nel creare empatia ed essere ascoltata anche più facilmente. Via, allora la terza parte, a questo punto si conclude tutto, si toccheranno i chakra per vedere un po' che cosa succede, cosa mi fa male. Vabbè. Così tutto a posto. No, comunque devo dire molto interessante. Vero? È molto. Una disciplina e poi non a caso sono le parti del nostro corpo che ci tengono attaccate al terreno. Quindi... Non a caso, e poi le calpestiamo ogni giorno. Quindi... Ecco. Molto bene, adesso invece è di nuovo il momento di SOS Pronto Soccorso. Eccoci qua, dottoressa Paladini, abbiamo iniziato a parlare delle palpitazioni come sintomo generale di una persona che si presenta al pronto soccorso lamentando appunto le palpitazioni, segnatamente, come ci ha spiegato la dottoressa, questo battito irregolare oppure addirittura accelerato, e quindi la prima cosa da scongiurare è una problematica legata al cuore. Lo sapete che le problematiche legate al cuore non sono mai semplici, perché sono le prime cause, le patologie cardiache al primo posto tra le cause di mortalità. Quindi ovviamente per levare ogni dubbio, la patologia cardiaca nelle varie fattispecie di cui abbiamo parlato con la dottoressa deve essere necessariamente esclusa. Dottoressa, dall'alto della sua esperienza di pronto soccorso, quindi stiamo parlando di un'esperienza puramente personale ora, negli ultimi anni c'è stato un aumento di sintomatologia legata alle palpitazioni, che poi in realtà è stato accertato essere come una presentazione di un forte attacco di panico? Sicuramente sì, c'è questo, perché l'attacco di panico è la patologia dei nostri giorni, la depressione, l'ansia, è estremamente diffusa, e uno dei sintomi col quale si manifesta è l'attacco, è proprio la sensazione di questo cuore che batte in un modo molto accelerato, di non riuscire a portare a termine il respiro. Quindi è questo il motivo per il quale tanta gente poi viene in pronto soccorso. A questo si aggiunge poi che spesso c'è un abuso di sostanze. Lei ha parlato prima del caffè, il caffè per esempio è una di queste, ecco. Quindi un abuso di caffè, il ginseng, anche questo l'abbiamo nominato, ma anche quello, non è che il ginseng è meglio del caffè, perché ecco. Anzi il ginseng tende a dare tachicardia. Oltre... Ecco, togliamolo subito dallo scaffale di casa, perché... No, ma come tutte le cose è l'abuso che dà noia, cioè l'avere, il prendere la giusta quantità di caffè, prendere un ginseng ogni tanto non è quello che dà problematiche. Logico, le bevande con alto tenuto di caffeina, troppi ginseng, troppi caffè, beh, si accumulano, la caffeina che si accumula dà tachicardia, agisce sul sistema elettrico del cuore, quindi aumenta poi la frequenza cardiaca e dà il senso di palpitazione. Dottoressa Paladini, visto che lei mi ha lanciato un altro assist, a questo punto farei una sommaria elencazione di quelli che potrebbero essere i fattori di rischio che potrebbero portare alla sintomatologia proprio delle palpitazioni, perché immagino
che anche ovviamente per la patologia cardiaca ce ne siano diversi di fattori di rischio. Sicuramente. L'altra cosa, solo un breve accenno, però l'altra cosa che ho visto, lei mi ha chiesto di quelli che aumentano, che sono aumentati il pronto soccorso, è l'abuso di sostanze che possono portare a questa problematica. E che sono le sostanze stupefacenti? Esattamente, in particolar modo la cocaina. La cocaina. E la tutti cocaina, i derivati delle anfetamine che sono fortemente tachicardizzanti, addirittura non solo tachicardizzanti, possono provocare delle vere e proprie aritmie che possono mettere in pericolo la vita. Ecco, infatti i casi lì di cronaca di ragazzi anche molto giovani più gravi, effettivamente più gravi che non il sintomo in se stesso. Ecco, quindi abbiamo capito come purtroppo l'ansia, la depressione, come diciamo così, patologie ovviamente di carattere psicologico, quindi affine alla psiche, spesso si accompagnano anche all'utilizzo purtroppo di queste sostanze che non fanno che peggiorare e ovviamente portare delle patologie ancora più gravi, se non condurre alla morte. Questa è una problematica gigantesca, potremmo stare per delle ore purtroppo a parlare, senza contare di tutti i danni che crea a 360 gradi un uso prolungato anche nel tempo, oppure anche sporadico, è uguale, perché tanto è comunque sia anche un veleno anche di sostanze stupefacenti. Dottoressa, quando uno conduce naturalmente una vita sregolata, come si diceva anche con la dottoressa Paladini, quindi abusa di alcune sostanze, abusa addirittura, purtroppo lo sapete, anche di farmaci che conducono alla morte. C'è stato un recentissimo caso purtroppo a Firenze 3 giorni fa di quei due ragazzi che hanno fatto questo cocktail micidiale appunto di antidolorifici molto potenti e alcol che conducono alla morte. I danni si ritrovano anche sulla nostra pelle, quindi non ci sono solo danni da sole, ma la vita sregolata in genere la si vede anche sulla nostra epidermide. Sicuramente sì, la pelle è l'organo più esteso che abbiamo del nostro corpo e esprime tutto quello che facciamo, sia da un punto di vista alimentare che di esposizione solare, come stiamo parlando oggi. Questo è il periodo in cui si vedono i danni estetici, anche se vogliamo, dell'esposizione solare che abbiamo avuto quest'estate. Le pazienti, io faccio molta medicina estetica, le pazienti in questo momento arrivano con una pelle disidratata, con una pelle che ha perso del tono e soprattutto con delle discromie. Le discromie cutanee, le famose macchie solari, sono proprio dovute a una espressione sbagliata della produzione di melanina. Quando prendiamo del sole irragionevole, la melanina si produce in maniera accelerata e disomogenea, creando delle discromie. Nei punti dove si vedono le lentigo solari è proprio dove c'è stata un'iperproduzione di melanina. La melanina è un componente prodotto dalle nostre cellule che crea l'abbronzatura. L'abbronzatura non è altro che un'autodifesa del nostro corpo per difenderci da quelle che sono le radiazioni solari ultraviolette. E quindi questa abbronzatura non deve essere vista come un qualcosa che ci protegge totalmente. Ovviamente chi ha più capacità di abbronzarsi è anche più protetto dai danni solari. Certo. Sicuramente le macchie e tutti gli inestetismi che si vedono come danni provocati dal sole sono maggiori in chi ha un fototipo chiaro, e quindi soggetti chiari, con la pelle chiara, capelli biondi, occhi chiari, sono sicuramente più a rischio di avere dei danni da sole, perché appunto hanno una minore produzione di melanina e quindi una minore abbronzatura che ci difende la nostra pelle. Anche le mamme in attesa, o comunque le mamme da poco, devono stare molto attente, perché parlo per la mia esperienza personale della prima gravidanza, me le sono portate dietro 5 anni le macchie graviniche intorno alla bocca. E Sì, quando si parla di macchie infatti intendo le lentigo solari, ma anche i melasma. Il melasma è proprio quello di cui parli tu, è una macchia cutanea che è dovuta alla correlazione del danno solare con la componente ormonale. Certo. E quindi nelle donne in gravidanza, per l'appunto si chiama melasma gravidico, ma anche chi non ha avuto gravidanze e che magari ha assunto pillole o assume pillole insieme all'esposizione solare possono creare queste macchie, queste iperpigmentazioni che è molto molto difficile poi eliminare.
ci sono svariate tecniche, dai laser, ne parleremo dopo. Dopo facciamo un bel escursus, sulle perché per fortuna non ci sono solo le cose gravi, ma ci sono anche danni solo di natura estetica. In questo viene il nostro ausilio, la medicina estetica, che ha messo appunto una serie di strumentazioni sicure, solo se ovviamente effettuate dal dermatologo e dal medico estetico. Mi raccomando, si va dallo specialista, Le estetiste certe cose non le possono fare, questo è molto importante perché a ciascuno la propria professionalità. Detto questo, avete visto quanti argomenti meravigliosi abbiamo veramente affrontato in questa nostra prima parte di Tada. Continueremo ad affrontare ciò di cui abbiamo trattato nella seconda, con l'innesto poi anche di nuove argomentazioni e soprattutto con il ritorno di altre graditissime rubriche. State con noi perché Tada continua. Un'unica parola per stupire. Tada! Ah, se la mia cartellina potesse parlare, che la maltratto. Ben ritrovati tutti quanti nella seconda parte di Tada in questo mercoledì 2 ottobre, dove si festeggiano i nonni. Li abbiamo salutati tutti quanti come patrimonio dell'umanità nella nostra prima parte all'inizio. Invece in questa seconda parte noi cosa esaltiamo? Esaltiamo dei piccoli campioni, dei nipoti potenziali, perché sono nipoti, e parliamo di ragazzi e pallone. Lo facciamo con loro, che bellini, guardateli lì nella nostra panca rossa. Loro farebbero parte, insomma, di quel gruppo che si allena, l'Associazione Sportiva Dilettantistica del Pontassieve, Pontassieve per l'appunto, classe 2011. E sono già così, ecco. Bene, ma no. Questo saluto mi sembra un attimo di riconoscerlo, l'ho visto fare da qualche campione di Serie A. Naturalmente qui abbiamo Tommaso Razzolini, Andrea Bearzi e Samuele Carotti, benvenuti a tutte e tre. Grazie. Tommaso è lui, Andrea è lui e Samuele, io l'ho presentato un po' a Putpourri. Con loro parleremo di questi ragazzi e di questo pallone, no? Perché è una passione che nasce proprio, come dire, piccolissimi, no? Il pallone o lo si ama oppure non lo si sopporta, quindi non c'è una via di mezzo in questo grande sport del calcio, che come sapete non c'è bisogno che ve lo dica io, il calcio in Italia è lo sport più seguito in assoluto e raggiunge anche un buon secondo posto per quanto riguarda tutto il resto dell'Europa, quindi capite com'è, diciamo, importante dal punto di vista sportivo. Spesso le scuole calcio, e in particolare i genitori, no, che frequentano le scuole calcio, salgono agli onori della cronaca, anzi, come diciamo io, ai disonori della cronaca, perché c'è un comportamento antisportivo che contrasta con quelli che poi sono i principi, no, che vengono insegnati dentro, fuori dal campo e nello spogliatoio da tutti coloro come voi che sono addetti ai lavori di un'associazione sportiva, che sia dilettantistica o meno. E quindi c'è questa forte volontà da parte di associazioni come la vostra anche di promuovere, al di là dello sport, al di là del gioco, tutta una serie di valori molto importanti. Tommaso, inizio da te, perché i valori sono sicuramente il quid pluris, no? Certo. Di uno sport che per sua definizione è uno sport di squadra. Chiaro. E come tale bisogna che ci sia anche un'educazione di un certo livello. Certo. Che comincia appunto da piccoli. Noi infatti cerchiamo di fare il meglio che possiamo. Non per forza si devono produrre campioni, insomma. Più che altro è un momento della loro vita che da piccoli cominciano a stare in gruppo, a imparare a stare in gruppo, a fare appunto, scusate la ripetizione, gruppo, e ad apprendere un'educazione e una disciplina, diciamo così. Certo, perché lo spirito di gruppo dovrebbe essere quello che è alla base, no Andrea? Tu che alleni. Cosa principale, penso, sai, se no vai a fare uno sport singolo, ma già che lo sport, il calcio è uno sport di gruppo e questi bambini hanno un'età dove bisogna soprattutto cercare di insegnargli un comportamento da stare con altri ragazzi, con altri bambini e cercare di farli diventare grandi stando insieme e cercando di condividere le loro esperienze e responsabilità. Certo, e poi si vedrà quello che verrà fuori, perché per magari 7 o 8 che giocano al calcio
va bene, diciamo 11 che è il numero, no? Per 11 che giocano al calcio in maniera appunto dilettantistica, magari ne escono fuori anche 3-4 campioni, perché è così. Su un milione di bambini verrà fuori forse un campione. Come sono ottimista, ma lo sapevo. E che io li vedo quando giocano a calcio, sarà perché io sono mamma di un maschio, che però non mi vuole giocare a calcio, lui vuole giocare a rugby, è un po' americano, è un po' così, per via di mio marito. Però mi rendo conto che li vedo tutti molto partecipi, molto dediti, molto entusiasti questi bambini, e hanno l'entusiasmo buono magari. Ma è la cosa positiva, io penso che non devono essere i genitori a costringere un bambino ad andare a fare sport. Io penso che il bambino deve scegliere uno suo sport, una sua attività. L'importante è non rimanere a casa chiusi davanti a una televisione o a giocare alla PlayStation tutto il giorno. Ecco. È giusto uscire, divertirsi, stare in gruppo con altri bambini, chiaramente divertirsi. La cosa principale è che si divertano. È inutile pensare a un genitore che il suo figlio deve diventare per forza un campione. Deve andare, divertirsi, stare insieme ad altri bambini e giocare, che è la cosa principale. Poi, se diventerà un campione, sarò molto contento io, saremo molto contento Tommaso, tutta la società Pontassieve sarà contenta. Però l'importante è farli divertire, farli crescere. L'importante è che ci sia una crescita, che non è una crescita di professione, ma è sicuramente una crescita educativa. Tra l'altro, crescita educativa è anche uno degli obiettivi fondamentali di quella che è la vostra associazione. Poi magari ne parleremo anche con lui subito dopo, perché è davvero interessante riuscire a capire quello che c'è dietro, no? Dalla parte degli addetti ai lavori, quando si tratta appunto di scuole calcio. Ragazzi, tutto bene? Tutto a posto? Quanti tifano la Fiorentina? Scusa, e te? Che tifi? Ti possono anche far uscire volendo. Capito? Bravi, bravi, bravi. Come mezzo e mezzo. Comunque dopo prenderò il microfono, andrò a sentire, perché c'è anche un ibrido che mi dice metà tifo Fiorentina e metà tifo Napoli. Poi soprattutto tiferete tutti Pontassieve, mi auguro. Questo è importante. Benissimo, grazie. A lei. Ragazzi, ci vediamo dopo. Adesso invece è venuto il momento di un'altra rubrica fissa del mercoledì. Purtroppo oggi non c'è con noi Matilde Calamai, che è ferma ai box per un virus. Noi la salutiamo. Matilde, mi raccomando, torna presto, ma ora è venuto il momento di alimentazione e curiosità. Back to the rules, Ora ti ritocca avere a che fare con me oggi. Ma meno male, mi mancavi, Tanto, ti mancavo? Tanto, anche tanto. Se ero da quella parte dello studio. Già, la distanza spaziale è importante. La distanza spaziale. Pazzesca oggi. Oggi con l'occhiale bianco. Esatto. Mi ricordi vagamente la linea Wertmüller dei tempi d'oro. Sono lei pericolosa. Si occupava di cinema, si occupa di cinema, si occupava, ho detto. Vabbè. Lei si occupa di cinema e tu ti occupi invece di alimentazione e curiosità. Esatto. Perché dobbiamo analizzare oggi le molteplici proprietà che presenta un frutto molto particolare, che ha anche un altissimo in realtà valore simbolico. Esatto. Che è stato recentemente in Italia riscoperto. E non si sa nemmeno perché ogni tanto Italia qualcuno si sveglia la mattina. Esatto, e tira fuori qualcosa. Stiamo parlando del melograno, considerato anche da molti come il fiore dell'abbondanza e del buon auspicio. Esatto. Prego. Purtroppo in Italia viene pochissimo usato, e ho scelto questo frutto perché proprio oggi è la festa dei nonni e ne approfitto per salutare le mie due nonne, perché è uno dei cibi a più alto tasso antiossidante, quindi anti-invecchiamento, che ad oggi conosciamo. Ad esempio le proprietà nutritive che gli appartengono si esplicano quando creiamo del succo, il succo di melograno, che possiamo farlo la mattina, anche se abbiamo 3 secondi di tempo, perché ovviamente poi la mattina pochi di noi hanno l'uso, comunque l'abitudine di avere del tempo per creare una colazione a tavola, tipo quella del mulino bianco, insomma ce la siamo scordata nel 2020.
Esatto, invece noi prendiamo in un millisecondo il coltello, lo tagliamo a metà, spremiamo il frutto e uscirà il succo di melograno. Attività antiossidante importantissime, è stato scoperto avere proprietà antinfiammatorie, antitumorali, sembra avere un rapporto anche con l'invecchiamento delle nostre cellule, del nostro cervello, quindi tende anche a mantenere le cellule appunto della nostra mente belle attive, e anche per quello che riguarda la bellezza ha una connessione. Ad esempio, se noi vogliamo creare una maschera di bellezza distensiva, si dice distensiva? Sì. Sì, prendiamo appunto del succo di melograno, dello yogurt e dell'argilla ventilata, a cui possiamo o meno aggiungere del miele e creare una maschera del viso, magari da mettere la sera davanti alla televisione e poi sciacquare prima della crema notte. Mi raccomando, monouso, perché quando si tratta di questi prodotti ovviamente naturali, una volta realizzati vanno consumati immediatamente. Si deteriorano, non hanno conservanti. Esatto, quindi non è come appunto quando compriamo quelli confezionati. E in più ha attività molto importanti per quello che riguarda il ferro. È ricchissimo di ferro, tanto che il suo colore, che non è dato dal ferro ma comunque ce lo ricorda, tanto che la buccia del melograno veniva utilizzato per tingere tendaggi e anche creare la pittura per i quadri, quindi è un vero e proprio pigmento. Il ferro quindi anche per le donne è stato interessante, è utilissimo. Quanto tempo più o meno? No, ora poi ne parliamo dopo delle altre bene. Curiosità. Perfetto. Perché so che legato al melograno, insomma, possiamo dire esatto, tantissime cose. Tantissime leggende, ma anche altre proprietà nutritive importanti. Ecco, quindi il melograno può essere classificato come un classico elisir, appunto, di bellezza di e giovinezza 100% naturale. Esatto. Grazie alla nostra dottoressa Emma Valzimelli, che ritroveremo più tardi sempre per la rubrica Alimentazione e Curiosità. Se non la smetti di cucinare e di farci venire fame a tutti, io non so più come dobbiamo fare con te. Ma come? E con tutti gli chef. Adesso mi cominciate a cucinare tutti alle 17:30. Sì, allora, bisogna inebriare, Ho fame. Come faccio ad arrivare alle 19:21? Ma devo stuzzicarti, no? Perché poi alle 19:21... Guardiamo la mia difesa, Sì. La chiamo. Anche perché poi mangio anche lei. È un disastro. Io guardo, c'è il tavolino qui, la nostra nutrizionista. Come potremmo fare senza la nostra nutrizionista? Ti devo fare una domanda. Dimmi, cara. Ti piace la cicoria? Molto. Lo sai che anche questa ha tantissime proprietà? Sì. E che è uno dei, diciamo, pasti più importanti fin dagli antichi romani. Sì. E c'è poi a Roma. È vero. Ma lo sai quali altre curiosità ci sono legate alla cicoria? Secondo me non le sai. Non le so. Non le sai, ma tanto ci pensa il nostro Duccio del Lungo, che come ogni mercoledì mattina si è svegliato prestissimo e è andato a captare per noi tutti i consigli e le curiosità nella nostra rubrica Mercafir Consiglia. Duccio, grazie. Ciao a tutti, stamani per voi sono venuto al mercato, al fantastico mercato di Sant'Ambrogio a Firenze. Chi non lo conosce, e sono qui con Stefano, che ha il banco dell'elettricità. Ma stamani lui ha studiato. Giustamente parlerò, vi dirò un po' di più per la nostra rubrica sulla cicoria. E per la cicoria stamani c'è Simone Biagioni. Buongiorno. Perché io l'ho già visto prima e mi ha detto c'ho una cicoria. Come? Cicoria favolosa. Allora, fresca. Me la fai vedere subito, via. Fresca. Guardate che spettacolo. La cicoria, che questa è una tirano un po' più su. Sì, eh. Sì. Guardate roba. Qual è bellezza? Del contadino anche questo. Aspetta, fa una scarrellata sulla cicoria, aspetta. Guardate che spettacolo. Bellissima, fresca. Bella, fresca, fa bene a mangiare. Anche questa è una verdura che di stagione, va bene, è amara, sì, è amara. Sì, sì. E proprio per questo si può usare in tante ricette, vero? La signora anche qui sta per acquistare proprio la cicoria. E qui la gente viene a pigliare la roba di qualità. Sì, perlomeno un po' di roba dei contadini che ancora ci sono, sfruttiamo. Quindi, anche questa diciamo è a chilometri, poi chilometri.
Sempre di zona Dugnano, Mantignano. Ragazzi, questa cecoria l'è di Scandicci, incredibile ma vero. Questa cosa a noi ci piace parecchio, che sì, non solo è toscana, ma è proprio anche fiorentina. Fiorentina. Siccome fatela bene con il limone, olio buono e limone. Anche da sola. Anche da sola. Te la mangi anche da sola. Sì. Se no sta bene con l'uovo, sta bene o la salsiccia o le patate, perché amarognola. Sì, leggermente amarognola, ma si sente, è roba che purifica l'intestino. Fa bene anche questa, ragazzi, sta verdura, mangiatela, no, davvero, perché anche l'intestino fa bene all'intestino, fa bene, c'ha le fibre, c'ha le vitamine, c'ha tutto, ragazzi, tutto, ma c'è bisogno di andare a cercare altro, bisogna mangiare le verdure, qui dai Biagioni, roba buona, frate bellezza. Insomma, abbiamo fatto vedere anche la cecoria, Simone. Sì. Bella, così, guarda, l'ho vista da poche parti. No, ci sono ora comincia tante verdure belle d'autunno. Ecco, quindi anche ora, insomma, in autunno inizia anche la cecoria, quindi venite anche qua al mercato di Sant'Ambrogio, dai Biagioni, a prenderla, e poi iniziano anche tante altre cose, e ne riparleremo, ovviamente. Vi aspettiamo. Io vengo a ritrovarti molto volentieri. Bene. Per quanto riguarda la cecoria, stamani è tutto, quindi ciao da Duccio e da Simone. Grazie, alla prossima. Ciao. Ecco, lo sapevo, ora mi è venuta voglia di cicoria e non ce l'ho. Come farò? Non lo so, cicoria non abbiamo, oggi no, vabbè. Allora, consoliamoci parlando di quelli che per fortuna sono e ci sono, grazie all'avvento naturalmente anche della tecnologia, i rimedi contro le macchie solari, le macchie in genere, che ci propone con un'efficacia piuttosto alta la medicina estetica. Quando si parla di medicina estetica, ci si deve riferire solo a dei professionisti, questo ve l'ho già detto prima, ma è assolutamente primario e fondamentale, perché anche qui si rischia la salute. Poi dopo, se no, si va dalla dottoressa Paladini a pronto soccorso, perché davvero non si scherza mai. E allora parliamo di rimedi affini alla medicina estetica che naturalmente ci sono per le macchie. Sempre bene sottolinearlo 100 volte. Prima va fatta una diagnosi, quindi visita dermatologica, diagnosi e successiva terapia. Questo perché non tutte le macchie è possibile eliminare, non si possono tutte eliminare con i peeling oppure con i laser, le mani con i laser ci vanno messe solo se abbiamo fatto una diagnosi precisa, per cui i rimedi ci sono, però innanzitutto va fatta una diagnosi certa di quella che è la macchia e decidere come intraprendere il trattamento. Come diciamo escurso di quelle che sono le terapie sulle pigmentazioni, sulle discromie, esistono peeling, anche questi ovviamente chimici, medici, che si applicano in ambulatorio e che sono dei depigmentanti. Esistono poi tutti i trattamenti fisici, che sono i laser, le luci, la luce pulsata, che vanno ad agire lavorando selettivamente sul il marrone della macchia e quindi schiarendomi la macchia. E poi tutta una serie di rimedi più medici, più cosmetici, che sono tutto i depigmentanti che si possono usare anche uso domiciliare, però ovviamente prima facendo dei protocolli ambulatoriali. Per quanto riguarda invece l'invecchiamento cutaneo e quindi quelli che sono i danni dovuti al cedimento, dovuti a una degradazione di quelle che sono le fibre collagene ed elastiche, questo è la causa del danno provocato dal sole. Quando si prende molto sole si ha una degradazione delle fibre elastiche e delle fibre collagene. Questa degradazione comporta sulla pelle il solchettino, la rughettina, la piega di espressione e soprattutto la perdita di tono e di idratazione e elasticità. Quindi i rimedi di medicina estetica che possiamo adottare in questo caso sono tutta una serie di terapie iniettive che vanno a ripristinare quella che è l'idratazione persa con l'esposizione solare, per cui in primis acido ialuronico. Esistono delle formulazioni in cui c'è sia acido ialuronico
ionico che complessi dermoristrutturanti tutti insieme, che vengono iniettati con piccolissimi aghi sotto la pelle per ridare tono, ridare elasticità, ridare luminosità alla pelle. Quindi per fortuna abbiamo anche la medicina estetica, che è la medicina cosiddetta non della patologia, ma è quella che ci può dare una mano dal punto di vista della bellezza, eh? Sì. Grazie dottoressa, grazie, Betti, grazie, è stato molto importante, grazie, questo quadro. Adesso invece io mi dirigo di nuovo nel nostro salottino, perché è nuovamente il momento del tocco di Katia. Hai visto che andatura da centravanti, da sfondamento, per usare un termine calcistico? Siamo proprio in tema. Siamo proprio in tema. Con questi ragazzi. Allora, cara mia, adesso mi rilevo le scarpe. Sembrava che tu mi minacciassi. Cioè, allora, con questi piedoni oggi mi dà. Sono anche molto minacciosa. Allora, riflessologia plantare a tutto campo. A tutto campo. Quando si presenta un piede numero 47, come quello mio di oggi. Allora, innanzitutto, a parte gli scherzi, quanto dura una prima seduta primaria, e poi cosa fai? La facciamo proprio direttamente vedere. Mi avvicino anche la sedia. Bene. Vai. Allora, sarà contenta la mia regia che mi sposta. Vai. Allora, un trattamento di riflessologia plantare professionale dura un'ora. Il primo trattamento un'ora e mezzo. Perché è molto importante l'anamnesi che andiamo a fare, quindi l'intervista conoscitiva che chiediamo alla persona. Io ti faccio degli esempi. Se una persona ha avuto degli interventi chirurgici e non c'ha più gli organi, e io non lo so, quando vado a sentire il punto riflesso avrei una situazione sfalsata di quello che... Poi c'è da dire una cosa molto importante. Nei piedi esistono tre tipi di espressione del dolore. Cioè i punti dolenti, i punti non dolenti e i punti selenti. I punti selenti sono quei punti che si sono così cronicizzati nella patologia che il dolore nel piede non si avverte più. Facciamo un esempio facile: una persona che soffre di stitichezza da sempre perché ha un intestino pigro, io tocco l'apparato dell'intestino nel piede e la persona mi dice che è piacevole il massaggio e non sente niente, ma in realtà non è vero che quell'organo sta bene perché non sta funzionando. Per me quello è un punto selente, quindi diventa un punto da trattare come primo proprio, quindi più importante. E quindi non è detto che ci sia il dolore, ci può essere anche una sensazione piacevole. Esatto. Va bene, facciamo una prova. Facciamo una prova. Allora, ecco, facciamo una facciamo prova. Perché così vi si fa un po' capire. Quindi. Ovviamente Katia lo fa nel suo studio, qui si fa solo per fare per far vedere una novella Cenerentola. Certo, ecco, praticamente nei i punti vengano proprio trattati con una digitopressione precisa. Esistono delle riflessologie, esempio la scuola francese, che lavora in maniera zonale. Io vengo dalla scuola di Frick Gerard, che è una scuola invece americana, dove il lavoro è proprio di digitopressione precisa sul punto. Quindi andiamo nei punti dell'organo riflesso e andiamo a fare proprio un lavoro circolatorio di digitopressione precisa. Ah, bene. Io sto proprio bene ora. E come si fa a continuare? E quindi si va a lavorare punto punto per un'ora. La prima seduta un'ora e mezzo, perché c'è tutta questa parte conoscitiva importante. Quindi per capire se la persona presenta delle patologie, quindi o si degli tocca. Esatto. L'operatore deve toccare e lavorare. E non vuol dire che può fare tutto l'operatore olistico, vuol dire colui che si è preparato per le discipline olistiche, per esempio ha frequentato i corsi della tua accademia, esatto, che certificano una certa preparazione, perché certo, c'è un tot di ore, un esame da superare, esatto, c'è la teoria, c'è la pratica, quindi anche in questo caso, anche quando si parla di naturopatia, diffidate dalle generalizzazioni e esatto, diffidate dai ciarlatani, perché tutte le persone, anche se non sono medici e non vanno e non entrano nell'ambito medico, perché abbiamo detto che i settori sono ben separati certo, e distinti, comunque hanno a che fare con il vostro corpo, e quando qualunque volta abbiate la necessità di far interagire con il vostro corpo, o meglio con un'altra persona, è bene che quella persona sia preparata, perché esatto, quando si tocca il, certo, il corpo si tocca comunque sia qualcosa di veramente importante. Poi la professionalità, diciamo che è un criterio sempre di scelta che difficilmente
sbaglia, eh? Esatto. Poi si può sbagliare perché l'errore è umano, ma diciamo che la professionalità di per sé stessa è una garanzia. Esatto. Cara Katia, sarei rimasta qui 2 ore e mezzo, lo però so. È finito il nostro spazio anche per quest'oggi. Ti ringrazio tantissimo, chissà che cosa ci avrei preparato per il prossimo mercoledì, ma come sempre lo scoprirete solo tadando. Adesso torno al centro del nostro studio perché è di nuovo il momento della rubrica SOS Pronto Soccorso. Altro che palpitazioni, a me non mi viene il fiatone, ma tanto se la dottoressa, sto tranquilla, anche se questa è un po' una sorta di performance sportiva. Allora, abbiamo detto prima delle palpitazioni come sintomo generale, no? Di quelle che potrebbero essere anche patologie gravi che potrebbero condurre alla morte, quindi quelle legate naturalmente al cuore, di altre patologie magari pregresse di cui talvolta il paziente naturalmente, perché magari non si è sottoposto ad opportuni check, non è nemmeno in grado di conoscere se non fino al momento in cui si presenta al pronto soccorso. E immagino che vi sarà successo tante volte, che magari uno va per un sintomo e scopre altro. Sì, sì, è molto frequente questo. Anche tutte le aritmie, per esempio, capita di trovarle in modo occasionale. Il paziente non ha avuto nessun disturbo, viene per qualsiasi altra cosa. Ho in mente un paziente che è venuto recentemente perché aveva un problema di tipo cutaneo, fra l'altro, quindi... che però visitandolo mi sono accorta che aveva un cuore aritmico, interrogandolo mi ha detto sì, effettivamente io ogni tanto ho queste palpitazioni, e all'elettrocardiogramma è venuto fuori un'aritmia molto frequente che può passare sconosciuta, che è la fibrillazione atriale, che è un'aritmia frequentissima. Cosa si parla di migliaia di persone, milioni in Europa, e comporta di per sé per il cuore non grosse cose, però nel momento in cui c'è questa aritmia si vanno a formare dentro degli anfratti che ci sono dentro il cuore dei piccoli diciamo trombi che si possono poi staccare, andare a finire nel cervello e provocare degli ictus, quindi il problema è l'ictus, poi l'ictus enorme, con tutte le conseguenze del caso, quindi l'invalidità fino alla morte naturalmente. Ecco, esiste un fattore di familiarità per quanto riguarda le aritmie cardiache, oppure sono più altri fattori determinanti come potrebbero essere per esempio l'obesità, appunto un uso sconsiderato di alcune sostanze prolungato nel tempo o anche talvolta sicuramente una saltuari. Quota di familiarità c'è, non è ben codificata, ci sono patologie che sono predisponenti alle aritmie, tutte le patologie che riguardano il cuore, quindi tutte le cardiopatie dovute per esempio a problemi di ischemia, infarto, roba simile, o dovuta a problemi valvolari, ma anche la stessa ipertensione, che è molto frequente, predispone alle aritmie cardiache. Ecco, quindi mi raccomando, ricordatevi sempre, per evitare anche di intasare il pronto soccorso, comunque di arrivare al pronto soccorso quando magari è troppo tardi, di sottoporvi a dei controlli periodici da parte ovviamente sicuramente del medico di base, che dovrebbe essere il primo riferimento. Sicuro. E poi da tutta quella serie di specialisti che ci sono e che si operano, perché ricordiamo sempre che il pronto soccorso è un luogo molto particolare che è stato strutturato e che comunque è gestito in una maniera tale da essere predisposto per quelle poi che sono emergenze, altrimenti non si chiamerebbe pronto soccorso, questo lo dice di per sé stesso. E sempre di più assistiamo a questa prassi, no? Di intasare anche un po' il pronto soccorso con quelle che sono ovviamente delle problematiche che poi non sono all'altezza, tra virgolette, diciamo così, di quello che è un pronto intervento. Tuttavia, nel dubbio, mi raccomando, ricordatevi sempre che anche sintomi come quelli della palpitazione potrebbero nascondere in presenza di altri fattori, ovviamente delle patologie gravissime. Sarà compito del grande team, e a Careggi c'è un super team, ecco così, di medici, infermieri e quant'altro, che saranno sicuramente pronti a riuscire a tirar fuori quella che è una diagnosi presentando appunto un sintomo, o talvolta sono spesso, anzi, vero dottoressa, più di uno, cioè più non c'è solo, è difficile, sicuramente, sia sicuramente. Solo la palpitazione. Sicuramente piuttosto... spesso ci sono altri sintomi insieme, certo. Che naturalmente indicano che qualcosa non va. Grazie alla dottoressa Paladini, che come detto prima fa parte del team del pronto soccorso di Careggi in Firenze. Torniamo a parlare di ragazzi e di pallone,
Quindi siamo passati un po' dalle palpitazioni alle aritmie cardiache, un tema un po' insomma anche pesante ovviamente, perché c'è in gioco la salute. Mi sembra di aver visto una presenza nuova nel nostro divanetto. Ora, non mi sembra del 2011, no, senza offendere nessuno. L'hanno munita di microfono? Ecco, perché abbiamo il presidente, presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pontassieve. Si qualifichi il suo nome. Sono Giuseppe Giusti, buonasera a tutti. Buonasera, presidente, e grazie di essere venuto qua in mezzo ai suoi ragazzi. Sono molto felice di essere con i miei ragazzi, sì. Sono tanti, noi abbiamo tanti ragazzi. Quanti ne avete? In tutti sono, la scuola calcio rappresenta un po' un bell'argomento per la nostra società, perché sono 200 bambini. 200 bambini a scuola calcio. Poi abbiamo tutto il settore giovanile. Abbiamo naturalmente quindi esordienti, juniores, allievi, chi più ne ha più ne metta. Poi abbiamo la prima squadra, però ecco, in quest'ultima fase abbiamo grazie anche alla presenza di Andrea Bearzi, che è il nostro conduttore del calcio a 5, ci fa molto piacere, abbiamo due squadre di calcio a 5 e una squadra femminile. Ah, quindi siete proprio a tutto campo, avete capito a Pontassieve come si danno da fare? Andrea, tu di che cosa ti occupi, oltre ad essere ovviamente un allenatore, come ha detto il presidente? Faccio il 2011, do una mano al 2010 e poi ho il calcio a 5, che è il mio sport principale. L'ho fatto per tanti anni, è stata la mia vita e ora continuo a farlo per divertimento, cercando di trasportare a questi ragazzi quello che ho fatto io nella mia vita. E il grande entusiasmo, che è un po' il motore di tutto. Assolutamente, la cosa più importante. Poi abbiamo Samuele. Samuele, invece, il tuo ruolo all'interno dell'associazione qual è? Io mi occupo, diciamo, a tutto tondo della scuola calcio, quindi sono, diciamo, il responsabile che gestisce, ecco, tutte le annate dall'età di 5 anni. La scuola calcio si sviluppa dai 5 anni ai 12 anni, sicché è una fascia bella ampia in cui, come ha detto il presidente, abbiamo un incremento costante del numero di bambini che si vogliono iscrivere, che questo ci permette, insomma, di essere sempre più felici, ecco, del nostro lavoro che svolgiamo e programmiamo a inizio stagione, dei programmi, ecco, attraverso i nostri allenatori, che siano adeguati alle fasce d'età dei bambini. Sì, al di là appunto di quello che abbiamo detto prima circa i valori, no, che si cercano di impartire a questi ragazzi per strutturarli, abituarli anche al di là del lavoro sportivo sul campo, proprio al concetto di team, no, che è molto importante perché ha un aspetto sociale piuttosto marcato, quindi non c'è solo l'aspetto ludico, no, così, del divertimento, c'è l'aspetto educativo e c'è anche questa voglia appunto di educarli, no? Spesso i ragazzi rispondono anche molto meglio degli adulti, come si sa, a quelle che sono le regole del gioco e a quelle che sono le regole fondamentali. Loro sono pulcini? Sì, primi calci, primi calci, diciamo. Primi calci. Ah, come funziona? Perché non ci ho mai capito niente. Funziona che la scuola calcio viene divisa in quattro fasce, diciamo, la fascia più piccolina e la fascia dei piccoli amici, che sono bambini che iniziano, diciamo, da piccoli a giocare a calcio, quindi si parla di 5-6 anni. Poi si passa dalla fascia dai 7-8 anni che riguardano questi ragazzi che sono qui dietro, ok? E pulcini, la fascia successiva, che sono sempre altre due annate, 9-10 anni, e l'ultima fascia, 11-12 anni, che è l'ultima prima di uscire dalla scuola calcio, che si chiama la fascia esordienti, che sono, diciamo, quattro fasce, ecco, che coinvolgono. Esatto. Insomma, presidente, con tutti questi ragazzi avete veramente un grande affare. Abbiamo un grande affare, soprattutto perché la nostra è una società con tradizioni sportive che viene da ben lungo tempo. Noi siamo una società che è stata costituita nel 1923, se si considera la Fiorentina è nata nel 26, quindi siamo addirittura più vecchi della Fiorentina. Siete più vecchi della Fiorentina. Siamo stati sempre in, diciamo, nell'ambiente calcistico e sportivo, abbiamo sempre avuto vari riconoscimenti, soprattutto per la prima squadra, ma anche per il settore giovanile. In ultimo, proprio due anni fa, abbiamo avuto veramente l'onore di vincere la Coppa Toscana nella parte di onore regionale, che siamo veramente contenti anche dei risultati che abbiamo ottenuto nell'ultima annata.
E poi mi piace tantissimo, io la ribadisco, questo vostro concetto che la scuola calcio, prima di essere una scuola sportiva, è una scuola di vita, dove si impara veramente a stare insieme. E questo veramente vi fa onore, e lo dico da genitrice, da genitore proprio, perché è veramente importante, è l'importanza del team, no? Che poi alla fine tutto è il rispetto di quelle che sono le regole. E poi ricordatevi, cari genitori, che il fatto che i bambini facciano sport divertendosi non vuol dire trascurare tutto il resto, anzi c'è una pacifica convivenza con tutti gli altri settori più che giusti ed equilibrati appunto nella loro vita, come lo studio, come la scuola, come l'altro svago, che permette anche una diversa consapevolezza di quelli che sono anche i tempi e la gestione del tempo stesso, che è veramente molto importante. Io vi ringrazio, ringrazio questi meravigliosi ragazzi. Se hai detto voglio sentire un attimo lo Juventino, poi vado. Ora te mi devi spiegare. Vabbè che c'hai gli occhiali e ti vuoi già distinguere, però come mai tifi Juventus? Boh, non lo so. Mia, perché sono abbastanza forti, vero? Sì. Ah, capito. Invece noi qui tutto a soffrire, è così. La vita dei fiorentini è fatta di sofferenza. Io lo so bene, grazie a tutto il team che è venuto qua oggi a trovarci, grazie a questa classe meravigliosa 2011, un saluto anche a tutti gli altri naturalmente, certo, quando volete, certo. Lo sapete, le porte di Tadà sono aperte, perché noi si parla dello sport, quello che funziona bene, che ci piace, che va di pari passo anche con l'healthy food, quindi col mangiare in maniera salutare, infatti certo. La ricetta che noi faremo oggi è proprio pensata, no? Certo, è pensata per questi ragazzi che... Prima della partita, mi raccomando, non vi abbuffate con il cibo troppo calorico. Eh no. Perché sennò non correte. Ecco. Capito? Ne parliamo dopo. Ora c'è alimentazione e curiosità con la mia dottoressa Emma Balsimelli. Torno da lei. Sono geloso. Tun tun tun, tun tun. Noi si fa anche lo stacchetto da sole. Siamo pronte per quello. Allora, abbiamo parlato del melograno, adesso parliamo del fiore di loto. O i loti. Come? No, il loto, il frutto del loto. Loto. Il loto, l'ho imparato. Perché lo dici così, il loto? Perché ho fatto forse di edizione. Ma si dice loto? In pistaiese è loto. Loto. Invece è loto. Il fiorentino è loto? Il loto, quindi. C'è mia un fiore di loto. Proprietà. È un alimento importantissimo che l'autunno appunto ci regala. Allora, intanto dobbiamo stare molto attenti a mangiarlo ben maturo, altrimenti avrà un sapore molto astringente che ovviamente non lo farà. Che mi fai versi? No, non ti preoccupare, tutto a posto. Okay. Tutto sotto controllo. Ok, non me lo farà, non sarà. Anche io il fiore di loto, come dici te, lo conoscevo solo in Mulan, loto. Ah, il loto. Il loto o caco, è quello il... Come si chiama? Sì, il loto. È arancione, quindi tutte le volte che vediamo un frutto arancione sappiamo che è ricco di beta-caroteni, quindi utile sia alla pelle, quindi la collega appunto sarà contenta. E sicuramente all'interno di questo ci saranno delle piccole fibre che vedrete proprio anche a occhio nudo, che saranno dei valori di tipo prebiotico, ovvero andranno a fornire il foraggiamento e quindi il nutrimento ideale per i batteri intestinali insieme all'inulina o altri alimenti, per cui garantisce la regolarità intestinale e il fatto che possa tenere sempre lontani i virus e i batteri che adesso nella stagione più fredda possono avvicinarsi. Quindi è un po' più zuccherino rispetto ad altri, quindi un massimo uno al giorno. Può essere utilizzato anche tagliando la parte superiore e con il cucchiaino mangiarlo a mo' di dessert. E quindi è un dessert gustoso senza però troppe calorie e troppi zuccheri. Molto molto bene, in più è assolutamente stagionale, cioè esatto. Di questi tempi, perciò anche il criterio della stagionalità si identifica ancora una volta col criterio della buona salute esatto, a tavola. Esatto. È vero, super dottoressa? Esatto, super conduttrice. Sei preparatissima, io va non bene. So più che cosa dirti. Lotto. Comunque fiore di lotto. Sì, che era una curiosità, perché io che si dicesse fiore di lotto così non lo sapevo. Ma è il momento di parlare ancora, anzi di sentir parlare il professor Pierluigi Rossi circa la buona salute. Sentiamo che cosa ci racconta oggi il professore direttamente dall'Avoca Museum. Avete visto il colore della cute della donna e dell'uomo?
è uguale? No, non è uguale. La cute della donna è più chiara rispetto alla cute dell'uomo. E ci sarà un perché. Il perché dipende proprio dagli effetti dei raggi solari sulla nostra cute. Un aumento del colore chiaro sulla pelle della donna permette ai raggi solari di agire sulla cute, trasformando il colesterolo della cute in vitamina D. La vitamina D entra nel metabolismo del calcio ed è importantissima durante la gravidanza, durante l'allattamento, perché il bambino ha bisogno di calcio per crescere nell'utero della mamma, ma anche ha bisogno di calcio durante l'allattamento. Quindi la donna è favorita dalla natura ad avere una cute chiara affinché la vitamina D possa essere maggiormente prodotta. Poi con il passare del tempo la donna perde gli estrogeni e la sua cute cambia. I suoi capelli diminuiscono, aumentano i peli. Eh sì, la natura è matrigna. A quel punto la vitamina D diminuisce nella produzione della cute della donna, la vitamina D diminuisce e scatta quindi la incapacità del metabolismo del calcio ad essere ottimale. E pertanto la donna va incontro più dell'uomo verso l'osteoporosi, cioè una carenza di calcio nelle ossa. L'osteoporosi può essere arginata attraverso una maggiore introduzione di calcio. L'acqua, per esempio, è un alimento che contiene il calcio. Prendete un'acqua anche minerale o l'acqua del vostro rubinetto, purché abbia una quantità di calcio elevata. Controllate nell'etichetta il residuo fisso secco. Se è sopra 500 mg per litro, bene, bevete quest'acqua perché è ricca di calcio. Non vi fa venire i calcoli. Un'ultima osservazione. Chi ha la vitamina D bassa, per esempio al di sotto di 30 nanogrammi, tende ad avere il colesterolo alto. Perché? Perché il colesterolo viene prodotto e aiuta il colesterolo a produrre la vitamina D, cioè la vitamina D nasce dal colesterolo. Ma se la vitamina D è bassa, non viene usato il colesterolo e per carenza di consumo di colesterolo il colesterolo aumenta. Insomma, conoscere per cambiare. Se volete conoscere di più su questi argomenti, vi consiglio di andare su questo sito www.metodoacpg.it. Eccoci, siamo di nuovo in rigorosa diretta. Hai visto quante cose ha raccontato? No, fantastico oggi. Il nostro professor Rossi. Allora, caro mio, tempus fugit. Ci siamo, eh? Ma te lo sapevi che il fiore di loto non era il fiore di loto di Mulan, come pensavo io, ma è il diospero. Io ho detto anche cachi. Si chiama così. È bruttino da dirsi, però funziona così. Il loto. Invece noi questa carbonara. Questa carbonara Evolution. Evolution fame. Perché questo piattino è per i bambini o per gli sportivi prima di andare a giocare e se lo possono mangiare tranquillamente. Ha un grande valore proteico, carboidrati che sono velocissimi da bruciare e poi il seme che è pieno di oli e quindi tutto quadra, è un piatto completo apposta per lo sportivo. E anche per le conduttrici che saltellano da una parte all'altra dello studio. E anche per le nutrizioniste. Vero? Dopo bene. Vieni, eh? Bene, ma anche benissimo. Andiamo in pubblicità e poi si torna con Tadà.